Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo Geobreak. Oggi, come potete vedere, abbiamo ospite Luca De Lucchi. Per chi non conoscesse Luca, ma immagino che molti di voi già lo conosceranno, Luca è tecnologo in Fondazione Edmund Mac, si occupa principalmente di GIS, WebGIS, Geodatabase e remote sensing, e inoltre è anche socio e membro del direttivo di GFOSSIT e soprattutto è OSGEO Charter Member. Oggi è ospite appunto per parlarci del Phosphor G che si terrà quest'estate a Firenze, in quanto direi membro del comitato organizzatore e insomma. Sicuramente la persona più adatta per raccontarci un po' le novità del Phosphor G di quest'anno e darci appunto magari qualche notizia in anteprima. Lascio quindi la parola a te, Luca, e come sempre poi spazio alla fine per domande, curiosità e tutto quello che insomma volete sapere sul Phosphor G 2022. Grazie ancora, Luca. Ok, un secondo solo che condividiamo la presentazione. Bene, buongiorno a tutti. Come ha detto Roberta, sono Luca De Lucchi e lavoro a Fondazione MAC e vi presenterò un po' questa avventura in cui ci siamo imbarcati tanto tempo fa, nel senso che l'organizzazione di questa conferenza è iniziata nel 2018. Nel mezzo c'è stato tutto quello che ben sapete e per non farci mancare nulla, a febbraio il buon Putin ha deciso di metterci di mezzo anche una guerra che, visto che il Covid non era abbastanza nell'organizzazione, abbiamo anche questo problema da vedere come evolverà. Comunque, innanzitutto, che cos'è il Phosphor G? Per chi non lo sapesse, il Phosphor G è la conferenza internazionale che OSGEO organizza per diffondere il software libero geografico, per far sì che i vari membri dei progetti possano incontrarsi. Infatti, uno degli aspetti più importanti, oltre alle presentazioni, è sicuramente tutta la parte sociale che segue la giornata di conferenza. La conferenza è solitamente, e anche quest'anno, composta da 2 giornate di workshop e 3 di presentazioni. In più, il sabato e ogni tanto anche la domenica, dopo la conferenza, vi è il cosiddetto code sprint, che è un'attività di miglioramento del software geografico libero a cui tutti possono partecipare perché è vero che il software è fatto prevalentemente di codice, ma non è solo quello, e anzi, ci vorrebbe molta più gente che partecipi allo sviluppo del progetto e non in quanto sviluppatore di codice, ma in quanto persona che scriva documentazione, che faccia traduzioni, che segnali gli errori, che possa consigliare un miglioramento grafico o quello che è al progetto, così come anche comunicazione, eccetera. Cioè, veramente i progetti di software libero sono aperti a penso qualsiasi tipologia di contribuzione uno voglia dare. Il Phosphor G è nato come nome nel 2007. Con la conferenza che si è tenuta anzi nel 2006 con la conferenza che si è tenuta a Losanna, ma in realtà l'evento in sé come evento internazionale del software geografico libero è nato ben prima e dobbiamo dire che è nato in Italia, perché nel 2002 si tenne l'allora Grass User Meeting a Trento, organizzata dall'Università di Trento con altri enti,
E poi negli anni a seguire si tennero altre conferenze sempre legate al mondo del software geografico libero, una legata più a MapServer, e fino a che non si è arrivati al 2006, quando è nato il Fosfor-G. Da allora si sono tenute diverse edizioni, 14, quella qui dovrebbe essere la quindicesima, continuative. Abbiamo saltato soltanto 2 anni, il 2012 per motivi organizzativi si doveva tenere in Cina, ma gli organizzatori non riuscirono a mettere in piedi tutta la macchina per far sì che si organizzasse la conferenza, e nel 2020 invece per motivi abbastanza noti avevano già fatto tutta la conferenza fisica, avevano preparato tutto, ma il Covid ha bloccato tutto. Non furono in grado di passare da una versione in fisica a una versione online. L'anno scorso si è tenuta una versione solamente online, la sede sarebbe stata quella di Buenos Aires, ma visto a causa Covid, visto che non sarebbero stati in grado di fare un evento ibrido, poiché la connessione internet deciso di fare tanto un evento online, che sicuramente ha avuto un grosso merito di portare tantissime persone. Questa qui è la storia delle presenze, e come potete vedere nel 2021 abbiamo superato i 1500 partecipanti, probabilmente siano arrivati a 1800, io ho qualche dubbio, però dicono i numeri, dicono 1800 persone. Non so se quest'anno riusciremo a replicare la stessa numerica, però credo che potremo arrivarci abbastanza vicini. Questo è il comitato locale che sta organizzando la conferenza. Ci sono persone che vengono un po' da tutti gli ambienti, dall'università, dai centri di ricerca, associazionismo, liberi professionisti, ditte. Perciò abbiamo veramente una vastità che copre un po' tutto il mondo del software. Devo dire che ognuno di esso ha portato la sua esperienza e le sue capacità all'interno dell'organizzazione. È veramente un piacere lavorare con tutti loro. Io in teoria sarei il chair, nel senso che se qualcosa va male le responsabilità sono mie, se tutto va bene ci dividiamo i meriti fra tutti. No, in realtà seguo un po', cerco di unire tutte le varie cose, anche perché la maggior parte di noi non è localizzata a Firenze, perciò dobbiamo anche un po' avere un supporto dalle persone locali, mettere insieme tutte le varie attività che ci sono dietro, che sono veramente tante. Penso che in questo momento qua stia dedicando circa 2 ore al giorno per la conferenza, qualcosa del genere. E penso che buona parte di queste persone qua le conosciate, non mi metto a dire tutti i nomi, sono tutte persone che veramente stanno dedicando il loro tempo per questa conferenza. Oltre al comitato locale abbiamo 2 enti che ci danno un grosso supporto: il Firenze Convention Bureau, che è colui a cui dobbiamo dire grazie se tutto questo è in piedi, perché sono stati... Convention Bureau è un ente parapubblico, adesso non so di preciso quale sia la forma giuridica che ha, però comunque è un ente pubblico che ha lo scopo di portare eventi, che siano eventi di conferenze, matrimoni di persone importanti, feste, eccetera, a Firenze. Quindi nel 2018 ci contattarono e ci chiesero se eravamo intenzionati a provare a fare la conferenza in Italia. E ci ha dato un grosso aiuto, ci sta dando un grosso aiuto, perché comunque ha contatti con tutte le realtà toscane, e perciò sicuramente senza di loro non saremmo qui a parlare, probabilmente, perché senza un supporto solido così non ci saremmo messi a organizzare una conferenza così impegnativa. L'altro gruppo, l'altro,
sì, l'altra entità che ci sta dando la mano è AIM, che è un PCO, un Professional Conference Organizer, che sta seguendo con noi la parte di conferenza. Loro avranno una retribuzione, ovviamente, perché lo fanno per lavoro, e anche loro ci stanno dando un grosso aiuto, soprattutto per la gestione della venue, che sarà Firenze Fiera, e per tutte le parti più burocratiche, dalla registrazione, che sembra sempre una cosa semplice, ma in realtà quando si comincia a creare conferenze a livello globale c'è di tutto e di più. Mi raccontavano gli organizzatori del 2019 che hanno avuto diverse truffe, nel senso di persone che pagavano con una carta, tipo una postpay, una carta di debito di un'altra persona, rubandogli il codice, eccetera, e poi chiedevano un rimborso su un'altra carta. Perciò rubavano i soldi di persone per poi portarsi sulle loro carte. Cosa che io, quando ho incominciato a organizzare il convegno, non mi sarebbe neanche venuto in mente a una truffa del genere. Poi gente che ha provato a tenere dei permessi di soggiorno molto più lunghi di quelli dovuti, e comunque ci sono un sacco di problematiche che AIM ci sta dando la mano a risolvere. Non ho messo qui, comunque sta dando anche un grosso aiuto l'Università di Firenze, che concederà degli spazi, ci sono delle persone all'interno del comitato locale, eccetera. Le sedi che utilizzeremo sono prevalentemente due ad oggi, che sono il Palazzo dei Congressi, che è questa bellissima villa che si trova a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella, veramente in due minuti si è arrivati, a cui interno hanno creato sotto la villa questo bellissimo auditorium da più di 1000 persone, che sarà utilizzato per le sessioni plenarie e per una delle sessioni parallele. E poi all'interno abbiamo tutte le varie sale che verranno utilizzate per il convegno. Se vedete in alto c'è una bellissima terrazza che utilizzeremo come working space, uno spazio dove non sarà richiesto il silenzio, dove si potrà parlare, lavorare, eccetera, e che ha una bellissima vista su tutta Firenze. Solo arrivare lì e guardarsi Firenze dall'alto vale un buon 50% del biglietto, del costo del biglietto, penso. La prima volta che mi ci hanno portato sono rimasto veramente a bocca aperta. L'altra sede che utilizzeremo è la sede dell'Università in Viale Morgagni. Qua terremo i workshop e alcune delle attività collaterali che vedremo in seguito. È un edificio molto recente, ha un'ottima distribuzione, è facilmente raggiungibile perché a fianco, si può vedere, passa la tranvia, adesso non so, o metro di superficie, non so qual sia il termine più corretto, che comunque collega il centro città con la sede in un quarto d'ora, 20 minuti, perciò è facilmente raggiungibile. E si terranno tutti e 44 workshop selezionati. Tutto questo non sarebbe possibile senza gli sponsor. Abbiamo diverse tipologie di sponsor, ovviamente danno accesso a diversi benefit e hanno costi ben diversi. E quello che ormai penso che le ditte sono state, soprattutto quelle italiane, sono state tutte contattate e hanno prevalentemente partecipato, per fortuna. Quello che stiamo ancora cercando, e se per caso avete conoscenze sarebbe veramente utile, sono sponsor per il catering, nel senso che nei vari eventi sociali avremo sicuramente una parte di catering fornita da una ditta, però tutta la parte soprattutto di bevande vorremmo provare a trovare anche degli sponsor. Stiamo cercando con più difficoltà di quelle che avevo in mente, dei fornitori, perciò di birra, vino, bevande in genere. Se vi viene in mente qualcosa, avete dei contatti, potete scriverci o scrivermi, e così almeno da
da mettere in conto e provare a sentire se possono essere interessati. Qua ci sono i principali sponsor, tra cui Giter, che ringrazio perché, come vedete, le ditte sono, gli sponsor sono tanti, cioè, mancano ancora tutti quelli di i supporter, che sono altri 6 o 7, non ci stavano in questa slide. Abbiamo da ditte mondiali, Google in primis, e adesso qua non vedo altri grossi player, ma ne stanno arrivando degli altri, a tutta una serie di ditte che sono specializzate in GIS open source, Geocat, GeoSolution, che è una, penso, la realtà più grande a livello italiano, è una ditta che è nata in Italia e adesso sta cercando di conquistare anche il mercato americano, perciò è sicuramente probabilmente il player più importante a livello italiano. E poi tutta una serie di altre aziende europee e non che hanno deciso di supportare l'evento. Abbiamo anche una serie di partners molto importanti. Pensare che il primo partner che abbiamo avuto è stata la Commissione Europea, ci ha riempito di grande orgoglio e anche ci ha dato un buon, cioè iniettato una buona fiducia della buona riuscita dell'evento, perché comunque a livello europeo penso che non ci sia nient'altro di più importante che la Commissione Europea, grazie a alcuni partner dell'associazione. Già l'anno scorso aveva sponsorizzato aveva fatto una partnership con il Fosforgi 2021 e ha deciso di continuare anche quest'anno. Abbiamo l'ESA, perciò l'Agenzia Spaziale Europea, che terrà anche un keynote e una sessione dedicata all'intelligenza artificiale. Wikimedia Italia, con cui da diversi anni ormai siamo in ottimi rapporti e che ci supporta nell'organizzazione del Fosforgi italiano, anche quest'anno ha deciso di supportare anche l'evento internazionale, ha messo a disposizione una persona per un bel po' di ore, contribuirà economicamente, perciò è sicuramente un partner che ci fa piacere avere. E poi una serie di patrocini, questi sono solo alcuni, stiamo definendo con alcuni ministeri, con altre regioni, eccetera, e perciò sicuramente aumenteranno e anche qua ci danno sicuramente visibilità locale che di certo non manca. Come vi dicevo all'inizio, gli eventi sociali sono probabilmente una delle parti più importanti della conferenza. Sì, andare a sentire tutte le novità dei software è importante, ma è ancora di più quest'anno, dopo 2 anni in cui non ci si incontra fisicamente, gli eventi sociali avranno un'importanza notevole. E incominciamo con il 23, perciò con il martedì, il giorno prima del primo giorno di conferenza, con 2 eventi, uno più legato al business, perciò il business to business. Questo evento qua ha un piccolo costo per coprire prevalentemente le spese, mentre due associazioni, una è GeoCicas e l'altra Women in Geospatial. Recentemente, la settimana scorsa, mi hanno chiesto di poter organizzare un evento collaterale, un evento durante una conferenza, e abbiamo deciso di tenerlo il 23 di agosto. Di solito si tiene di sera, è un evento molto spartano dove si chiacchiera. E stiamo ancora definendo la location, però si terrà sicuramente. Perciò invito sicuramente Roberta, ma poi non so se ci sono altre femmine in ascolto, a unirsi all'evento perché è molto piacevole. Gli eventi sociali invece un pochettino più collegati alla conferenza sono l'Icebreaker, che si terrà il mercoledì sera. È aperto. Entrambi gli eventi sono aperti per tutti quelli che si sono registrati senza nessun costo aggiuntivo. L'icebreaker si terrà direttamente nel giardino della villa. Vedete qua un'immagine, molto bello, non dovrebbe essere troppo caldo perché già la sera si sta un po' meglio. Avremo per 3 o 4 ore
spazio qua per chiacchierare, fare networking. Ci sarà una band che farà un po' di musica, un po' di spettacolo, eccetera. E invece la sera dopo ci sarà la gala dinner che si terrà all'interno della fiera della fortezza da basso, che è giusto dietro al palazzo della conferenza. C'era una standing dinner, perciò non ci saranno tavoli a sedere. Questo per per rendere più facile il networking, le chiacchiere con le persone che conoscete, fare nuova amicizia e tutto quello che richiede una cena sociale. Il 26 sera ci saranno dei diversi tour, prevalentemente a pagamento, a parte uno che è quello della visita all'osservatorio astrofisico di Arcetri, l'INAF, che è l'ente che lo distribuisce, ci accoglierà. Ci sono veramente pochi posti a disposizione, soltanto 50, poiché per motivi un po' legati al Covid e un po' anche per quanto riguarda gli spazi che hanno loro, non possono ospitare più persone. Perciò, se siete interessati ad andare a vedere l'osservatorio e fare un'osservazione notturna, registratevi quanto prima, perché dopo le 50 prenotazioni non ci saranno più spazi. Per quanto riguarda invece gli altri tour, vi metteremo sul sito il link per la registrazione. Sono tutti tour che si terranno dopo la conferenza, perciò dalle 17 in poi. Il 27, come vi dicevo, che è il sabato, ci sarà il Code Sprint, perciò questa attività di sviluppo sia il 27 che il 28. E per cercare di invogliare più persone possibili a rimanere, abbiamo deciso di organizzare il 27 sera un aperitivo che si terrà o presso la sede oppure in uno spazio dedicato abbastanza facilmente raggiungibile. Finiti gli eventi sociali, abbiamo una serie di eventi collaterali, di cui sono molto fiero, perché l'idea, quando abbiamo deciso di fare il Fosfor G in Italia, era quella di portare non solo lo Fosfor G, che sicuramente era l'evento principale a cui volevamo organizzare, ma anche una serie di eventi collegati all'informazione geografica libera. Perciò abbiamo cominciato a prendere contatti con le varie organizzazioni che contribuiscono a questa galassia. E siamo riusciti nel nostro intento, cioè nell'idea che avevo io, che poi è diventato l'intento di tutti gli organizzatori e di anche diverse comunità. Iniziamo con il QGIS Contributor Meeting, che si terrà presso l'università dal 18 al 22. E vedete qua il link per registrarsi. Penso che qualcuno di voi sia già registrato. E è un evento molto, molto carino. Io ho partecipato a uno dei primi che si tenne a Pisa nel 2012-2010, non lo so. E è un'attività che un utente di QGIS dovrebbe partecipare. Cioè, se uno utilizza QGIS per un po' per gratitudine verso chi dedica molto tempo allo sviluppo, al miglioramento, e un po' perché potete andare lì e conoscere coloro che migliorano QGIS giornalmente. Perciò potete registrarvi sul sito, non ha nessun costo, perciò potete partecipare gratuitamente e, come vi dicevo, potete incontrare i vari sviluppatori di QGIS. L'altro evento, probabilmente anche più grande del QGIS Meeting e di cui sono veramente contento di avere di nuovo in Italia, è State of the Map, che è la conferenza annuale internazionale di OpenStreetMap. Negli ultimi due anni si è sempre tenuta online. Nel 2019, questa qui è la foto, si è tenuto a Heidelberg in Germania, e l'anno prima si era tenuto a Milano. Perciò eravamo molto dubbiosi sul fatto che la Old Foundation avrebbe accettato nuovamente
una conferenza in Italia, ma visto che non c'era nessun'altra candidatura, la nostra candidatura era abbastanza forte, nel senso che avevamo già esperienza dell'organizzazione di una conferenza simile. Avevamo già una macchina in moto per organizzare il Fosfor G, hanno accettato di buon grado di aver di nuovo la conferenza in Italia. E stiamo lavorando aspetto contatto con la Osmo Foundation e con l'università. La conferenza si terrà presso le sedi dell'università dal 19 al 21, perciò da venerdì a domenica. Gli altri due eventi che andremo a organizzare sono un Mapathon, che si terrà lunedì 22, perciò in concomitanza con i workshop, è in collaborazione con OTT e la Foundation. È un po' una soluzione che la OTT Foundation ha trovato, la OTT Foundation, perciò Humanitarian Open Streamup Team, che è una NGO americana. Solitamente loro organizzano un summit, si chiama OTT Summit, e solitamente lo organizzano possibilmente in concomitanza con altri eventi. Abbiamo cercato di organizzare l'OTT Summit a Firenze, ma OTT ha deciso per quest'anno di non organizzare il summit, ma di dare supporto ai suoi membri a partecipare a Totom e al Fosfor G in prevalenza, e poi ad altri eventi che possono essere interessanti per OTT. Perciò siamo arrivati a organizzare questo evento, che si terrà il 22. E l'altro evento che è molto collegato e siamo contenti di ospitare è l'anteprima di un documentario realizzato da Youth Mappers. Youth Mappers è un progetto nato in America che è adesso diffuso in tutto il mondo, di mappatura partecipativa, prevalentemente legata a OpenStreetMap, dove si insegna a giovani, solitamente universitari, ma ci sono stati anche casi di attività con ragazzi più giovani, a mappare, a portare su mappa quello che hanno intorno. Penso che abbiano ormai diverse centinaia di sedi sparse per il mondo, hanno diversi sponsor che contribuiscono. L'ideatrice di questo progetto è Patricia Solis, che sarà una dei keynote del Fosfor G, e le varie discussioni che abbiamo avuto, ha avuto questa idea, di visto che hanno realizzato questo documentario, di fare l'anteprima durante la conferenza. Così abbiamo deciso di fare un evento dedicato che si terrà il 22, sempre in università. Anche questi eventi qua sono completamente liberi, e perciò potete partecipare senza nessun costo aggiuntivo. Un po' di numeri sul Fosfor G, su quello che sta accadendo e che è accaduto. Abbiamo avuto 400 proposte per la General Track, di cui direi più o meno 330 sono state accettate in due modalità, in un talk normale da 20 minuti più 5 di domande, oppure in forma lightning talk, 5 minuti di presentazione. Abbiamo deciso in queste due modalità di non tenere nessun poster, un po' per motivi ambientali, un po' perché così non si deve stampare carta, eccetera, e un po' perché comunque crediamo che per una persona che voglia presentare qualcosa sia più interessante parlare di fronte delle persone per 5 minuti piuttosto che portare un poster, che magari non vedranno tante persone, che sì, di solito si fa la poster session, però hai veramente poco tempo, tante persone che sono tutte ammucchiate, perciò uno può fare una breve presentazione della sua attività e poi, se qualcuno è interessato, portarla avanti durante i momenti di pausa. Diciamo che le 400 proposte sono in linea con quelle che sono arrivate negli ultimi anni, dal 2019 in poi più o meno.
parlando con gli altri organizzatori, si è sempre arrivato a questo numero di proposte. Quello che invece è stato duplicato sono le proposte per le accademiche e per i workshop. Solitamente si parlava di 40-50 proposte per le accademiche e una sessantina per i workshop. Perciò possiamo dire che sicuramente la conferenza sta attirando persone. E anche qua, sulle proposte dell'accademica, hanno cercato i revisori di accettare il più possibile. Perciò siamo arrivati a una novantina. Per i workshop invece ci siamo fermati a un po' meno del 50%, un po' perché abbiamo un numero limitato di aule. In realtà potevamo ancora accettarne un'altra decina probabilmente. Ma un po' anche perché, avendo tanti workshop, rischiamo di avere dei workshop che non portino troppe presenze e allora magari dobbiamo cancellarli. Abbiamo avuto una novantina di proposte per volontari, di cui 22 per adesso sono state accettate, probabilmente ne accetteremo qualche d'un altro, è un po' un peccato aver visto poche candidature dall'Italia. Diciamo che sono arrivate veramente poche, non sappiamo se è stata un po' colpa nostra che non abbiamo fatto una buona pubblicità, una buona comunicazione, però ne sono arrivate veramente poche. E la stessa cosa vale per i travel grant. Probabilmente su questa parte qua invece le persone pensavano che non sarebbero state accettate perché la classifica veniva fatta su dei punteggi abbastanza stretti che davano un po' di vantaggio alle persone che venivano da fuori, specialmente a paesi del terzo mondo. Comunque abbiamo ricevuto anche qua un bel numero di proposte, 146, tante valide, molte più dei 67 accettati, però non avevamo i soldi per coprirli per tutti. Dei 67 accettati, una trentina sono solamente online, perciò di persone che hanno chiesto la copertura del costo di iscrizione, mentre gli altri, un'altra trentina, sono persone che verranno fisicamente a Firenze, di cui gli abbiamo fornito il budget che era in base alla loro richiesta. C'erano tre categorie, Italia, Europa e il resto del mondo, e andavano a prendere da 200, 400 e fino a 800 euro per coprire le loro spese. Nell'ultima settimana, se non mi ricordo male, lunedì scorso, due lunedì fa forse, abbiamo aperto le candidature, cioè le registrazioni, scusate, e nella prima settimana abbiamo raggiunto già una quarantina di registrati, che è un numero molto buono per quanto mi riguarda, perché solitamente il grande numero di registrati arriva in determinati momenti. In special modo alla fine dell'early bird. Adesso vedremo che cos'è l'early bird. Perciò diciamo che già interessa nelle persone a essere registrati. Qua potete andare sul sito e registrarvi. Le date importanti, per le prossime date importanti, sono il 1 giugno, la pubblicazione del programma ufficiale, e soprattutto questa qui è probabilmente quella che potrebbe interessare più a voi, è il 30 giugno, che è il termine ultimo per avere la registrazione con i prezzi early bird. L'early bird vuol dire che andate a pagare qualche centinaia di euro in meno. Il costo della conferenza è di 400 euro, a meno che non siete un charter member di Orgeo, oppure una di persone che tiene un workshop, perciò avete un prezzo scontato, un volontario, ovviamente una delle persone che ha applicato per il Travel Grant, eccetera. Dal 1 di luglio il costo dovrebbe essere, se non mi ricordo male, sui 600 euro, un po' perché cerchiamo di portare la maggior parte di persone a iscriversi durante e pagare un po' meno. Tenete conto che le iscrizioni
si saranno disponibili fino al 17 di agosto per le registrazioni in presenza e invece fino al 21 di agosto per chi si registra online. Detto questo, potete seguirci sui vari nostri social media, li trovate tutti qua. Quello che probabilmente è più utilizzato dalla comunità di Olgeo e del suo Sorgì è Twitter, perciò è anche qua che magari concentreremo più i nostri sforzi, però più o meno tutte le comunicazioni che facciamo uscire escono sui canali di Fosforgi, di Facebook, di Twitter, di LinkedIn e di Telegram. Inoltre abbiamo anche tutta la parte in italiano che facciamo uscire sui canali di GFOS, che è l'associazione che insieme a Dorgeo sta organizzando l'evento. Questo è il sito su cui trovate altre informazioni, per esempio gli alloggi, potete trovare informazioni sugli sponsor, e sul keynote, vedrete pubblicato il programma appena disponibile e direi che detto questo ci sono tutte le informazioni utili riguardo la conferenza e se avete bisogno di informazioni eccetera potete scrivere a info@fosforgi.org. Grazie mille per l'attenzione e speriamo di vederci a Firenze ad agosto. Grazie a te Luca, per tutte appunto le informazioni. E ti giro subito una domanda. Mi chiedono in chat se c'è differenza di prezzo tra l'iscrizione online e offline. Cioè, in realtà Sì, penso. sicuramente no, c'è e anche è abbastanza importante, nel senso che quello che vi ho detto prima, il prezzo è della presenza fisica. Se uno invece vuole seguire la presenza online, costa 150 euro per chi vive in Italia, poiché scusate. Per quanto riguarda l'online, abbiamo fatto un prezzo differenziato in base al paese di residenza o di nazionalità proprio. E perciò abbiamo tre fasce che sono 50 euro per 50 o 80, adesso non mi ricordo più, devo guardare, comunque o 50-80 euro per chi vive nei paesi del low e mid income, sì, 50 euro low e mid income, 100 euro per upper middle income e 150 per high income economies. Cioè le nazionalità le prendiamo direttamente da World Bank, perciò è una cosa abbastanza statica e riconosciuta a livello mondiale. Il prezzo cambia poiché online avete soltanto partecipazione alla conferenza, perciò seguire i talk, potete fare ovviamente domande, partecipare alle chat che ci sono delle varie aule, però il grosso costo che sia in una conferenza fisica è il catering. Di quei 400 euro di iscrizione, considerate che più della metà vanno via in catering, in coffee break, in lunch, nel social dinner, eccetera, eccetera. Perciò, sì, comunque sì, c'è differenza di prezzo. Ecco, l'altra cosa, sull'online non c'è early bird. La cifra unica è sempre costante, perciò potete decidere anche di registrarvi il 20 di agosto senza nessun problema. Vi consiglio, visto che siete in Italia e se potete farlo economicamente, di partecipare in presenza perché è tutto un altro, c'è tutto un altro feeling, un altro, cioè, sì, è completamente diverso. Io ho partecipato a tanti Fosforgi in presenza, ho partecipato l'anno scorso online, è stato molto bello. Per quanto mi riguarda anche la versione online, perché ho visto persone che vedo veramente 2 volte l'anno, però la cosa in presenza è un'altra cosa. E considerate che il Fosforgi in Italia si avrà fra 3-4
tanti anni di nuovo, non è una cosa che capita tutti gli anni. E Luca, scusa, sempre Fabio chiede se è possibile fare anche una cosa, diciamo, un mix, cioè alcuni eventi online, alcuni eventi in presenza, visto che probabilmente nei primi giorni Luce non potrà essere fisicamente a Firenze. Allora, considerate che allora il QGIS meeting non so bene come funzioni. Noi gli abbiamo dato la possibilità di fare qualcosa online, anche perché è molto anarchico il QGIS meeting, perciò non è che c'è uno schedule programmato tanto tempo prima. Magari durante la mattinata uno dice ah, vorrei parlare di questo e incominciano a parlare. Perciò per quello lì non te lo so dire. Sotom sicuramente si potrà seguire online, però Sotom è una conferenza, è un'altra conferenza che avrà un costo suo molto più basso. Non mi ricordo se l'hanno già pubblicato, adesso controllo se c'è già online i prezzi. E anche qua cambia, no, non hanno ancora messo fuori i costi. Comunque parliamo di un centinaio di euro in presenza. Forse online potrebbe essere che lo facciano gratuito? Non mi ricordo, devo controllare. Comunque sì, ci saranno, è possibile seguirlo online. Invece i due eventi, Youth Mapper e il Mappathon, direi che Youth Mapper sicuramente no, perché è la visione del video. Ah, però potremmo farlo anche online qui. Youth Mapper e Mappathon non abbiamo ancora definito, perché sono eventi che abbiamo deciso nell'ultimo periodo. Potrebbe essere che siano anche aperte a tutti online, perché in realtà la piattaforma online ce l'abbiamo già, potremmo utilizzarla. E i workshop invece, ecco, l'unica cosa che non si potrà seguire sicuramente online sono i workshop, perché abbiamo deciso di farli soltanto in presenza per semplificare un po' la gestione sia di chi li tiene, no, anzi, soprattutto di chi li tiene, perché avere studenti in presenza e online sarebbe stato un pochettino complicato. Mi sarebbe piaciuto fare dei workshop solo online, però ci vorrebbero altre 10 persone, no, 10 persone no, però altre 2-3 persone che seguono soltanto questa parte qua, e attualmente non abbiamo la forza per farlo. Perfetto, grazie Luca. E una domanda te la faccio io. A proposito di workshop, qualche anteprima ce la puoi dare? Qualcosa di qualche novità sì, che arriverà tra i workshop di quest'anno? Vi posso anche condividere. Adesso io non so, voi continuate a vedere la presentazione o la mia no, pagina? Vediamo internet? Il tuo browser. Vediamo. Ok, perciò vi faccio vedere la lista dei workshop, tanto l'abbiamo già definita. Perfetto, stiamo grazie. dobbiamo soltanto renderla pubblica, nel senso che stiamo attendendo che li mettino sul sistema di registrazione per poi allora aspettate che qua no, non è questo, come faccio a recuperarlo? Tanto che lo cerchi, ovviamente datemi un secondo, ecco, infatti datemi un secondo che lo cerco. Lingua ufficiale del Fosfor-G è l'inglese. Quindi... L'inglese, sì. Allora, abbiamo provato in tutti i modi a fare una sessione in italiano, nel senso che la nostra idea era che la sessione in italiano fosse stata aperta a tutti, perciò in italiano. L'unica cosa che ci serviva era qualcheduno che ci coprisse le spese della venue. Abbiamo chiesto a enti, prevalentemente a enti pubblici, cioè noi volevamo che l'iniziale era che il CISIS, non so se conoscete cos'è il CISIS, è il Centro per l'Informazione Spaziale Interregionale, vabbè, il nome era complesso, comunque era un po' il raggruppamento delle istituzioni regionali che si occupavano di cartografia. E subito loro sembravano interessati. Poi, a un certo punto il CISIS è stato sciolto
è stato accorpato alla conferenza delle regioni e da quel momento lì in poi è crollata questa opzione qua. Così abbiamo provato a chiedere a regioni, eccetera, ma nessuno ci ha dato una risposta. Perciò questa idea di avere una sessione in italiano ad oggi cioè, se nelle prossime settimane arrivasse qualcuno e ci dice guarda, noi possiamo coprire le spese della venue, possiamo pensarci. Il problema grosso è che siamo veramente tirati per fare la call for paper, eccetera. In quel caso lì potrebbe essere che sia una cosa ridotta, tipo un tot di talk ad invito e un tot su candidature di chi vuole fare la presentazione. Però ad oggi la lingua ufficiale è l'inglese. Un attimo che vi cerco adesso la lista. Ok, allora qui c'ho la lista. Come faccio però a condividervela? Perché... Vabbè, comunque devo un attimo pensare come recuperare quella lista lì. Datemi ancora perché ce l'ho di qua. Anzi, chiudo la condivisione e vi condivido un altro scambio, sì. Un attimo solo. Allora, ecco qua, questa qui, scusate, adesso non so se posso... Sta arrivando, okay, così eccola qua, la vediamo anche noi adesso, perfetto. E qui sono i workshop che sono stati selezionati, perciò secondo me come novità interessanti che... Questa piattaforma qua, Oscari, non è una novità, è già stata presentata l'anno scorso o anche 2 anni fa. È una piattaforma per fare sistemi web-based, è molto interessante, soprattutto per chi arriva da un mondo Java, detto chiaro. Poi c'è tutta la parte, non so se conoscete, le nuove API che sta sviluppando OGC, che si chiamano OGC API, e perciò abbiamo un paio di workshop, questo qua per esempio Diving in PyGeoP AI, e anche uno di GeoServer, se non mi ricordo male, forse mi ricordo, no, quello di Zoo con OGC API, mi sembrava ce ne fosse anche uno di GeoServer, ma non lo vedo, perciò forse no. Ce n'è un altro interessante dell'Open Data Cube fatto da qualcuno del GRC, perciò dati raster in serie temporali. Un'altra cosa invece per gli sviluppatori Python molto interessante è quel Pangeo 101. Pangeo è una piattaforma per il calcolo distribuito e apparentemente per calcolo in Python. Perciò avete Dask e altre librerie Python ed è veramente interessante. Poi facciamo un po' di pubblicità, abbiamo la presentazione di un paio di ditte italiane e c'era... Ne avevate anche uno voi, mi sembra, Roby? No, noi workshop no, quest'anno non ce la siamo sentita. Ah no, avete soltanto la presentazione, ok. Sì, immagino. E c'è questa presentazione di Digiswater che è una piattaforma. Sì, immagino. C'è questa piattaforma di Digiswater che è anche questa qua interessante, sviluppata da una ditta spagnola. E quello che abbiamo visto, che lo fanno un po' da padroni, sono due software che sono anche nelle presentazioni, eccetera, sono QGIS e GeoServer. I due software più utilizzati a livello mondiale nel nostro campo. Ah, eccolo qua, OGC Services
No, OGC Services. Ah, ok, mi sembrava fosse OGC API. Ok, invece è questo qua. Probabilmente aggiungeranno anche qualcosa dell'API. Domanda super interessata. Marcus, tiene qualcosa su Actinia? A livello di workshop? Ce n'è che... uno di Actinia? Ce n'è uno so, magari Actinia... non lo tiene Marcus, però ce n'è uno che... Io e Francesco... Qua. Seguiremo volentieri. Questo qua è il 23 mattina. Perfetto. Wow. Workshop 39. Ottimo. Per chi non lo sapesse, Actinia è un framework per fare chiamate REST, un REST API su cui che utilizza come backend Grass. Poi c'è anche questo qua, Elasticsearch in Kibana, che potrebbe essere interessante per chi fa gestione di grandi mole di dati. Mm-hmm. E così come Aries, anche Aries è sempre per Big Data Analysis. Dipende un po' da quello che siete interessati. Ce ne sono diversi su R, anche questi. C'è un paio, ce ne sono tre su R. E ce ne sono comunque, vedevo un po' anche molti, diciamo, non necessariamente rivolti allo sviluppo, ecco, nel senso, vedevo sì, workshop più, diciamo, da utente, ecco, non so come dire, scusate. Sì, la maggior parte sono per utenti, sì, ce ne sono un po', relativamente pochi per degli sviluppatori. Ok, perfetto, grazie mille. E non so se ci sono altre domande. Se no, direi che rubo allora solo un secondo lo schermo a Luca per introdurre, diciamo, il jailbreak il prossimo jailbreak, che sarà il 1 giugno, e avremo un altro ospite che sarà Stefano Campus, che ci parlerà di Open Data, un po' tutto la gestione dell'Open Data, dove trovarli, come usarli, come gestire anche, insomma, le referenze, i metadati e via dicendo. Quindi vi rimando all'appuntamento del 1 giugno con appunto Stefano. E ringrazio ancora tantissimo Luca per la disponibilità, grazie mille. E grazie a voi, grazie. Con Luca sicuramente noi ci vediamo a Firenze, se non ci vediamo prima. E grazie ancora a tutti per la partecipazione, ancora a te Luca per la disponibilità. Grazie a voi. Buona giornata a tutti. Ciao, grazie.